Dai su, vieni in Abruzzo, vieni con me. Abbiamo la montagna, nel mare ci si bagna, le sagre puoi andare. Non farti richiamare, ti stiamo ad aspettare. Dai su, fatti portare. Occhio, mi fa male. So che voi mi mangiano panini con la porcata. Così mi dice. Buonasera cari telespettatori e bentornati a Dilla Stellina. Come vedete ha cominciato a fare caldo e io a maniche corte, alla grande. Vi ricordo i nostri appuntamenti lunedì, martedì, venerdì, sabato alle 20 su Super J, canale 634. La mail dillastellina@superj.it. Il numero WhatsApp 351 75 32 450. Mercato di Valvomano, andiamo a vedere cosa dice la gente. Come avete fatto il vaccino? Ancora no. Ancora non ti tocca? Premi miei, dopo io. Ho capito. Sì. Come la vedi quest'estate? Che bene. Estate sarà? Sarfai serata? Sì, sì, a ottobre si rifà di là. Vai. Sai chi viene? Chi? La domenica? Chi viene? Quello che hai visto tu. Chi è? Vittorio. Vittorio? Oh. Che si rivede. Com'è la situazione? Ci siamo già, la situazione... È cambiato qualcosa l'ultima volta? Mi sa che non è cambiato poco, è cambiato poco e niente. La situazione volta qua... parlavamo di draghi che stava... Speriamo, era... però qua è una veste, né draghi né... Né pombine. Guarda, qua la situazione... Non ne usciamo, non lo so io. Io non lo so perché... L'altra volta mi sembra che eri ottimista. Ero più ottimista l'altra volta, ma stavolta non lo so. Non si sa più a chi credere. Vaccino, si è mosso qualcosa, ti hanno chiamato? No, no. Beh, se non hanno finito gli ultra ottantenni, come chiamano? Io sono 75, non compiuto. Chissà quando mi chiamano, non lo so. Ancora è lunga. Dovrebbe vaccinare, secondo me, tutta la gente... A rischio. Quella gente, prima di tutto la gente più a rischio. La gente... che lavora in prima linea, non so, quelli che portano le autobulanze, quelli che vanno a prendere questi malati, non l'hanno vaccinato, queste ambulanze private, la misericordia, sì, quelli tutti dovrebbero vaccinare, para, ma diciamo. Se quelli devono andare a prendere un malato, devono essere vaccinati o no? Certo. Cioè la gente che lavora in, che prima, lavora in prima linea, prima linea deve essere tutelata. Dovrebbe essere più tutelata, non lo so, io se, quando mi chiamano non lo so. Che estate sarà? Come l'anno scorso? Tutto aperto? Non lo so. Non lo sai? Non lo so. Può darsi, però poi... Ne paghiamo le conseguenze. Ne paghiamo come l'anno scorso. Riaperto, doveva riaprire, però non abbiamo pagato le conseguenze. È più di un anno e siamo ancora... Ma tu lo sai che poi il vaccino diventerà una routine? Che quello così. Dura 6 mesi, cioè non è che te la cioè fai deve fare la prima dose, dopo devi fare la seconda. Ma poi sei coperto 6 mesi, poi ci tardi, non è che finisce qua. Allora quello poi bisogna vaccinarsi sempre, ogni 6 mesi. Io non me lo so mai fatti i vaccini, allora forse ci rinuncio. Hai capito che poi cerco di stare una routine annuale diventerà. Allora è come quelli che si facevano questi anziani prima dell'inverno, secondo me la vaccinazione antinfluenzale sarà una mezza specie, non lo so. Praticamente sì, però fino a quando diciamo non porteranno a zero i contagi. Comunque io non so più a chi credere, ecco, devo essere sincero, sì, sono io che non capisco niente, oppure non... Adesso c'è la corsa al vaccino, però è un po', diciamo... Sì, poi mista. Questo vaccino, la AstraZeneca, che l'hanno bloccato, dice che dà un po' di problemi. Che crea un po' di problemi, non lo so. Un'altra volta dice che non ce n'è abbastanza, a volte che... Ce ne sta, e non ci sono le strutture per somministrare questo. È un casino.
Va bene. Non lo so. Buona giornata. Pure a voi. Ci vediamo prossima. Arrivederci. Alla ciao. Prossima. Ciao. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Ciao. Speriamo un po'. Buongiorno. Oh, bacio. Tutto ok? Che dici? Che vi facete? Tutto a posto. Ho detto, sono venuto da terra, ho detto, vado a mangiare un panino alla porchetta. Bra. Al mercato, ce lo vuole. Ce sì, lo vuole. Come la vedi questa situazione? Allora, guarda, la situazione è critica. Stavo proprio notando adesso che c'è troppo assembramento. C'è troppo assembramento, forse a Teramo si rispetta un po' di più col mercato, qui purtroppo gli spazi sono limitati, è sempre la solita problematica. È sempre la solita problematica. Secondo te, tu che sei giovane, che estate sarà? L'estate non sarà molto bella come magari molte persone se l'aspettano, sarà molto limitata, sarà molto limitata, poi certo è tutto da vedere. Tu dici, quindi una Pasqua ristretta. Sì, una Pasqua ristretta, un po' contraddetta tra le norme che hanno emanato, quindi c'è esempio, tanto da capire. Che a Pasqua non si può, diciamo, a San Nicolò, però te ne puoi in Germania, no? Sì. Come lo vedi? È un paradosso. È un fatto grave, è molto grave. Beh. Molto grave. Secondo me, questa è una matita. Perché non è fattibile. Non c'è più senso, le persone sono molto stufe, quando ti provi ad avvicinare alle persone reagiscono in una maniera molto grave, ma non perché loro sono così, perché purtroppo la situazione porta a dei cambiamenti e questi cambiamenti si notano tantissimo. Si spera nel meglio, si spera sempre nella ripresa, siamo molto fiduciosi, io mi sono fatto la prima dose del vaccino. Sono un volontario di protezione civile, quindi ho avuto questa opportunità e ho approfittato perché prima o poi dovevo comunque farlo. Il vaccino ci dicono che è l'unica via di uscita, tra virgolette, però le persone sono stufe, sono tanto stufe. Come la vedi sta situazione? No, questa è veramente una cosa grave, grave. Grave? In che senso? Non lo so. La vedi perché male? Perché non tu? Si può mai uscire. Quindi la vedi male tu? Sì, io la vedo male. L'estate, secondo te, che estate sarà? Speriamo che può venire mio figlio all'estate. Dove è stato figlio? La Svizzera. Chissà se lo far venire la Svizzera. No, perché la Svizzera sono molto rigidi, no? Sì. E quindi si però deve stare... è qualità lì che non vanno. Lo so, là va buono, lo so, lo problema è lo nostro. Io t'ho capito. Lo nostro. Vieni qua, vieni, vai. Non ci vuole. Va bene. Signora, sto governo come lo vedi? Il governo io secondo me non ci vedo tanto. Quindi, no, allora, Conte era bravo, non lo so, Draghi ancora peggio. Caspita, come ci sono, va bene, signora, grazie, buona giornata. Grazie. Tu stai bene, tu? Io, diciamo di sì, dai. Ah, sì, un sì? Allora stiamo bene, che allora. Che si dice qua a Valvomare? Si dice che sta, che se, il sole che sta bene. Fino al 30 aprile non c'è già gialla. Sì, sì. Speriamo, vediamo dai. Se... E dopo? Dopo? Aspetta, vediamo se lo posso che ti fa la foto. Sì, sì, lo faccio. Lo faccio. Troppe obiettive. Vedi qua che ti bevi un'agenzia. Ma questo che è l'antivirus? L'antivirus, l'antivirus. Sì. Come la vedi la situazione? La situazione la vedi sempre peggio. Tu ti disinfetti praticamente. Disinfetto, questo non mi attacco qui. No, ma questa è la cinziana. Va bene. Mettici la cinziana, tu signore. Quanti panini pizza? Ho preso 4 panini. No, niente, proprio, grande pace. Porchetta con la crosta, rigorosamente con la crosta. Buona giornata, ciao. Come la vedi la situazione? La situazione è grave. Grave?
noi ci pensiamo che le cose sono semplici, non sono semplici. Che estate sarà secondo te? L'estate io la vedo buona. Ah, tu maestro, come la vedi? Io penso che se la politica non cambia, noi italiani andiamo a finire in una situazione, diciamo, pessima. Quindi i politici si devono ravvedere, secondo me. La stessa cosa, Ti associ a collega? Tu che dici? Che dico io? La bufola presa più per il culo, che i coatti e biforchi italiani lo vogliono. Non è che non lo vogliono, lo vogliono loro. Se la cercano. L'ultima bufala qua, che io posso partire, vado all'estero. Bravo, questo... tranquillamente, però se voglio andare su una mia isola qui in Italia, non posso andare perché mi fanno il rosso. Ma non puoi manca San Nicolò, tu. Te lo sta a dire, perciò non mi posso spostare. Allora che significa questo? Presa per il culo per italiani, però ripeto, il popolo italiano è un popolo coatto di biforchi, di, come dice il nostro intrattenitore Induccio, che non è maiuscola, perché non capiscono questa presa per il culo, perché loro stanno affossando il turismo italiano, cioè lo hanno già affossato, non è che lo stanno affossando, hanno seppellito, l'hanno distrutto già. E con là sono collaboratori dei loro amici stranieri per farli fare degli affari, cioè nello stesso tempo gli affari li fanno anche loro. Certo. Anche perché mo il coatto italiano ha la fissa che si deve vaccinare. Sì, io a tanti uomini consiglio di togliere le C e di aggiungere una G, che è molto meglio sulla parola, ci risparmia pure una lettera. Però farlo capire. Qualche sera fa, dove a Porta a Porta, per esempio, che c'è stato, ma è meglio che non lo dico quello che penso perché poi si vede in pubblico, no? Però con Mariano Amici è stato fatto fuori da uno che... No? Ho capito che, ecco, a che cosa si è riferisce. Scomodo, gli scomodi non li fanno parlare. Allora, li tirano fuori. Ecco, mo si è venduto pure quello che io ci credevo, della Lega, si è messo nella mischia, Salvini, sì, è entrato a far parte della pappa, no? Che cosa fa pappa? Sicuramente prima, gli sarà riconosciuto prima era no per i vaccini, adesso sì per i vaccini. Ma si vede che ha preso qualche fetta di torta. Esatto, vedetelo, ma poi sono vaccini? Questa era l'altra domanda, se io ti dico domani, no? Faccio anche ai tuoi amici, ti faccio AstraZeneca, tu te lo fai? Senti, io penso che ci vuole un po' di sicurezza, qualsiasi cosa che si però fa, non mi hai la risposto. Sicurezza che è al primo posto. Non mi hai risposto. Dunque, però. E allora questo che è? Se uno ti chiama, dice, dottor, buongiorno, puoi venire a fare il vaccino AstraZeneca, tu che gli dici? Sinceramente. E c'è un punto interrogativo, scusa, ma perché se fosse lei non è la stessa cosa? No, ma infatti ti chiede no. Però ascolta, io il mio punto di vista che ti posso far capire, che non è tanto adesso questa epidemia, questo prima o poi passerà, ma i guai dell'Italia, che sono le nascite, che qua non nascono, non ci saranno più le nuove generazioni, non si fanno ma figli, si deve fare una politica per i giovani, allora, per le famiglie. Ti dico una cosa, io l'anno scorso mi è nato il primo figlio, no? Ma dice, ma non è finanza, zitto, no, aspetta, ma passa questo problema, ma pure parlava. No? Se continuiamo questo passo, fra 10 anni qua sarà 50 milioni di gente, anche so, di meno, lo che so. Succede? Ci può essere sviluppo quando non si trova, Ma tanto... no? Lo sviluppo è ambientato, tutto sempre sulla manodopera, sui giovani, certo, che ci sta. Certo. Quando è una società che è piena di vecchi, che sviluppo ci può stare? No, si ferma. Dai, si ferma. Non è produttivo. Non ci vuole mica uno scienziato a capire queste cose. Assolutamente. Io sono stato in Australia, lo sai, là per aiutare i giovani che si sposavano, lo Stato australiano gli dava $5,000 a quei tempi di regalo. Perché ti sposavi? Lo sai?
questo lo so perché ci sono stati. Ma l'Australia attualmente è quasi, l'Australia attualmente è quasi tutta sulla normalità. Ha fatto sì, ma l'Australia è in caso più di 10 persone contagiate fa lockdown, lo sai? Questo sì, la chiusura. C'è stato un filmato su Facebook, un italiano che sta là, tu vedi tutto normale. Sì, 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 ci sono anche ma, giocatori ma presa, di calcio. Ma la presa, ripeto, la presa per il culo che da tanto tempo che la stanno prendendo, che per far vedere sì, che sì. Per far vedere all'estero che sta tutto. Morire tutto. Hanno mandato le truppe italiane a girare filmati, quando poi si è stato scoperto che loro giravano i filmati per far vedere tutto quel terrorismo e la gente tranquillamente giravano, tranquillamente senza mascherine, senza niente potevano fare. Poi tornano qua, siccome il popolo italiano l'abbiamo già detto, succede quello che succede. Però per quattro quarti io devo patire. Non vuole venire. Finisce qui un'altra puntata di Dilla Stellina, vi ricordo i nostri appuntamenti lunedì, martedì, venerdì, sabato alle 20 su Super J, canale 634, la mail dillastellina@superj.it, numero WhatsApp 351 75 32 450. Ringraziamento a Fabio delle riprese, tutta Super J, come dice Stellino, fatti portare, alla prossima. Vai su, fatti portare.